Buongiorno. Sono le 7:23, dovevi essere qui alle 6:30. Anna ha perso la lezione di equitazione stamattina, lo sai? No, oggi è il martedì, oggi è lunedì, equitazione la fa il martedì. No, tranne il terzo martedì del mese, in cui la lezione viene spostata a lunedì a novembre, in cui va a lezione al giovedì. Cioè, non mi pare tanto complicato, non hai una di quelle agendine su cui scrivere tutte queste cose? Eh? Posso avere un caffè, per favore? Noi non abbiamo caffè. Prossimo nello spazio. Ciao, scimmiotta. Ciao, amore, come stai? Anna, tesoro, va a cambiarti la mente. Che cosa è successo? Che le hai fatto? Non so, magari ogni tanto potresti non darmi Che addosso. cosa è successo? Niente, niente. Luke stamattina era nella doccia e Anna ha fatto irruzione nel bagno senza neanche bussare. Non vedo perché dovrebbe essere così sconvolta, sinceramente. È capitato altre volte che qualcuno abbia fatto la doccia nella nostra famiglia, quindi. Sì, ma io ero con lui. E per caso uno di voi due ha pensato di parlare con lei dopo? No, pensavo potesse essere imbarazzante per Oh, certo, imbarazzante per lei, semmai per te. Una ragazzina di 12 anni sta cercando di mandare giù il fatto che suo padre non tornerà mai più a vivere con la sua famiglia. Vede suo padre nudo nella doccia con un'altra donna per la prima volta in vita sua e la cosa migliore per lei, secondo te, è che tutti ci facessero finta di niente? Io mi sono veramente rotta le palle dei tuoi atteggiamenti arroganti. Io non ho mai preteso di fare la fottuta supermamma. Non ti permettere di usare questo linguaggio a casa mia, No, capito? se ogni volta che la vita le dà uno schiaffo, tu vuoi metterti a parlare con lei 12 ore ogni terzo giovedì del mese, fai pure con comodo, cara, io ho una È perché io invece non ce l'ho una vita, secondo te, eh? Perché forse ho dei figli, certo. Sai qual è il tuo cavolo di problema? È che tu sei totalmente presa da te stessa. Non potresti mai essere una madre. magari qua il problema è proprio tua figlia, quella bambina prepotente, viziata e presuntuosa. Vai fuori da casa mia subito. Vattene! Sei sicura? Perché questo non c'era sul programma.